prefazione di Leonardo Facco. Rodari diceva: inutile parlare di libertà ad uno schiavo che pensa di essere un uomo libero. Al posto di schiavo potremmo scrivere democratico. Quindi inutile parlare di libertà a un democratico che pensa di essere un uomo libero, perché democrazia e schiavitù sono strettamente connesse. Infatti, per definizione, schiavitù cosa vuol dire? Uno schiavo è colui che si lascia dominare da una determinata condizione e consuetudine. E nel nostro caso la schiavitù è quella soggezione mentale a cui il popolo è sottoposto quando parla di democrazia. Oggi chiunque osi criticare le moderne democrazie viene subito accusato di essere un fascista, di essere a favore di una dittatura, perché oggi non essere democratici corrisponde ad essere favorevoli alle dittature, secondo il pensiero comune, mentre invece non essere democratici può significare invece essere libertari, come appunto è Leonardo Facco e anche gli autori di questo libro. Churchill diceva che la democrazia è la forma peggiore di governo, ad eccezione di tutte quelle che si sono sperimentate finora. Quindi Churchill era critico verso la democrazia. E in effetti la democrazia, questo tanto osannato sistema politico che significa potere del popolo, in realtà è la tirannia delle maggioranze sulle minoranze quando va bene, altrimenti è la tirannia delle classi politiche, cioè delle classi dirigenti sull'intera popolazione. Leonardo Facco riporta alcune citazioni famose di personaggi famosi che sono molto critici verso la democrazia. Benjamin Franklin, padre fondatore degli Stati Uniti, paragona la democrazia a due lupi e un agnello che mettono ai voti cosa mangiare per pranzo. È chiaro che i due lupi si mangeranno l'agnello, la maggioranza che prevarica sulla minoranza. Allora non è libertà. Che cos'è la libertà? È quando l'agnello è ben armato e contesta il voto, cioè è la minoranza che si difende dall'aggressione della maggioranza. Secondo Oscar Wilde, la democrazia è far bastonare il popolo dal popolo e per il bene del popolo. E in effetti questo torna benissimo con quello che è successo nel Novecento, considerati quali sono stati i metodi utilizzati dal potere statale contro le popolazioni. Secondo Pascal, non essendosi potuto fare in modo che quel che è giusto fosse anche forte, si è fatto in modo che quello che è forte fosse giusto, cioè si è reso il sistema democratico moralmente giusto, andando però in questo modo contro il buon senso, la legge di natura e il diritto, e facendo credere che qualsiasi bisogno di una persona debba essere regolamentato da qualche norma votata dai rappresentanti del popolo, cioè dal potere politico. Il secondo presidente americano disse: la democrazia è più sanguinosa dell'aristocrazia e della monarchia. Secondo Mencken, la democrazia è l'adorazione degli sciacalli da parte dei somari, un'ottima sintesi delle moderne società di massa. Anche nel mondo socialista i più grandi esponenti hanno avuto parole molto critiche verso la democrazia. Lenin dice che la democrazia è uno Stato che legittima la sottomissione della minoranza alla maggioranza e che è paragonabile ad una organizzazione istituita per l'uso sistematico della forza di una classe contro l'altra, di una parte della popolazione contro l'altra. Secondo Mussolini, i regimi democratici di tanto in tanto danno al popolo l'illusione di essere sovrano. Per Bukowski la differenza tra una democrazia e una dittatura è che in democrazia prima si vota e poi si prendono gli ordini. In una dittatura non c'è neanche bisogno di perdere tempo andando a votare. Infine Leonardo Facco riporta qualche proverbio. Giusta in astratto è la democrazia, ma in pratica dal giusto assai devia. I pochi fanno buona prova, ma i più vincono. Il diritto vuole che il meno sia sottoposto al più. Scandalosa dottrina è l'affermare che chi finger non sa, non sa regnare. E per concludere di nuovo con Churchill, l'argomento migliore contro la democrazia è una conversazione di soli 5 minuti con l'elettore medio.